Immaginate di essere in giro con la vostra auto elettrica, dovete fare un viaggio e vi siete dimenticati di ricaricarla durante la notte. Anziché andare in panico e iniziare, come dire, a incavolarvi con qualcuno, no? A tirare giù, comodare qualche santo, prendete l'auto, andate dal benzinaio e in 5 minuti circa fate il pieno di qualche centinaio di litri di elettrolita fresco, pieno di particelle cariche di energia, mentre nel frattempo scaricherete all'interno dello stesso distributore la stessa quantità di liquido che contiene però delle particelle scariche. Quindi non in un minuto e mezzo come cade con le normali auto a benzina, a gasolio, ma in un tempo assolutamente accettabile avrete fatto il pieno alla vostra auto elettrica e sarete pronti a percorrere centinaia di chilometri. Questo è un po' quello che potrebbe succedere con le flow battery, in italiano batterie di flusso, una tecnologia che in realtà, come è solito sentire con altre tecnologie, insomma, inventata un sacco di anni fa, ma che negli ultimi anni ha visto fare passi da gigante e potrebbe essere una vera alternativa alle batterie al litio o alle batterie a stato solido nei prossimi anni. Ora vediamo meglio di cosa si tratta, l'attuale evoluzione, i benefici, i rischi e chiaramente i fattori che potrebbero portare al successo o meno di questa tecnologia. Lasciate un mi piace, trovate il capitolo, iscrivetevi al canale e si va! Partiamo dal funzionamento, raccontando in maniera basilare come funziona una batteria. E vi ricordo che se volete però una spiegazione un pochettino più tecnica, cercate nel mio canale perché ho fatto vari video a riguardo. In una batteria al litio classica, quello che accade è che abbiamo un anodo, abbiamo un catodo, separati da un'elettrolita a base di litio, attraverso cui fluiscono le particelle di energia che si accumulano dall'una o dall'altra parte. Durante il processo di scaricamento, gli ioni vengono fatti fluire attraverso un circuito esterno che è praticamente quell'azione che va a rilasciare energia elettrica, semplifico molto, lo sto dicendo, alimentando i vari circuiti, mentre durante il processo di ricarica praticamente avviene il processo opposto. Una flow battery segue lo stesso identico principio, ma invertito in qualche modo. Le celle di una batteria di flusso usa due soluzioni chimiche che contengono ioni, una posizionata vicino all'anodo, ribattezzata anolita, e una adiacente al catodo, ribattezzata catolita. Una reazione elettrochimica tra le due soluzioni spinge gli elettroni attraverso il circuito. Le soluzioni chimiche vengono costantemente pompate nelle due parti della batteria, gli ioni passano da una soluzione all'altra attraversando una membrana che separa l'anolita dal catolita. Dal punto di vista elettrico, gli elettroni vengono fatti passare da un elettrodo all'altro tramite un circuito esterno, come avviene in una normale, una tradizionale batteria, andando in questa maniera ad alimentare il circuito. Le due soluzioni possono essere ricaricate da un flusso di corrente che si muove nel verso opposto, ancora una volta come accade con le normali batterie. Cosa che invece non può accadere con le normali batterie è la possibilità di sostituire completamente le soluzioni chimiche scariche con litri di soluzione carica. La prima batteria di flusso fu sviluppata negli anni 70 da Lawrence Thaller e il suo gruppo di ricerca della NASA, che erano alla ricerca di una soluzione di energia per l'immissione nello spazio profondo. Fu inizialmente adottata una soluzione a base di ferro per il catodo e una base di cromo per invece il polo negativo. Tuttavia questi materiali portavano a una cross-contaminazione degli elementi, rendendo la batteria inefficiente dopo pochi cicli di ricarica. A metà degli anni 80, Maria Skillas Kazakos, ecco, io spero di dire sempre nomi e cognomi in maniera corretta, comunque Maria e il suo team dell'Università del New South Wales a Sydney crearono una batteria basata sullo stesso principio che utilizzava però lo stesso elemento per entrambi i polli, il vanadio, evitando quindi i problemi di contaminazione. Tuttavia la capacità di immagazzinamento di energia era molto limitata, dai 12 ai 15 watt-ora per singolo litro di elettrolita. Risolto il problema della contaminazione, chiaramente i problemi erano altri. L'ossido di vanadio tendeva a precipitare, diminuendo costantemente la capacità della batteria, e per mantenere gli elementi in uno stato di efficienza era necessario tenere una temperatura di esercizio tra i 10 e i 40 gradi centigradi. Dover implementare poi anche tutti i vari circuiti, quindi che si occupavano
della gestione della temperatura andava ad aumentare in maniera spropositata i vari costi e la complessità della batteria. Ciò nonostante, continuarono gli sviluppi. Nel 2011 venne sviluppato un nuovo elettrolita, sempre a base di vanadio, che però si basava su reazioni con una soluzione di cloruro. Ecco, questo cambiamento permise di raddoppiare l'effettiva densità dell'energia immagazzinata, perché più ioni di vanadio rimanevano stabili nella soluzione. Aumentare la densità con dell'elettrolita significa anche poter diminuire le dimensioni delle batterie, e il range di funzionamento addirittura fu esteso dagli 0 ai 50 gradi centigradi. Un buon modo per aumentare la capacità di queste batterie è l'uso di nanofluidi, che possono contenere varie particelle che rimangono in sospensione al loro interno. Le particelle sono quelle che vanno a cedere elettroni durante il processo e quindi permettono di generare l'energia, e queste particelle possono comporre fino all'80% del nanofluido, quindi l'80% del peso totale del liquido. Queste nanoparticelle possono essere ricavate, questa è la cosa positiva, da materiali largamente disponibili, evitando quindi quella dipendenza che ancora abbiamo oggi dalle terre rare. Si parla di materiali poco costosi, come ad esempio l'ossido ferrico o il diossido di manganese. Attualmente le aziende attive nel processo stanno lavorando alla costruzione di batterie di flusso con densità tra i 550 e gli 850 wattora per chilogrammo, che sono valori decisamente interessanti, considerando che le batterie al litio di oggi si fermano ancora a valori tra i 200 e 350 wattora a chilogrammo. Inoltre, le attuali evoluzioni vedono anche la possibilità di utilizzare queste batterie in un range operativo molto ampio, dai meno 40 gradi agli 80 gradi. Tutti i dati ci dicono quindi che queste batterie hanno le carte in regola per battere le batterie al litio, non solo nei veicoli elettrici, ma anche in grandi installazioni di accumulo energetico. Il costo di produzione delle batterie al litio attuali sono attorno, dai vari studi che ci sono oggi disponibili, attorno ai $138 per kilowattora, mentre le attuali batterie a flusso, compreso anche tutto l'ecosistema, no, per farli funzionare, hanno già un costo più basso, attorno ai $130 per kilowattora. E con l'intero sistema si intende il costo di produzione, distribuzione e riciclo del combustibile. Le batterie al litio stanno piano piano scendendo di prezzo e in qualche anno dovrebbero assestarsi su costi attorno ai $100 per kilowattora. Secondo però le principali aziende che lavorano sulle flow battery, la prossima generazione di queste batterie dovrebbe vedere abbassarsi ancora di più il prezzo, tra i 50 e gli $80 al kilowattora. Tutto è chiaramente legato al nanofluido. Un serbatoio dalle dimensioni di un'attuale batteria di un'auto elettrica classica dovrebbe essere in grado di immagazzinare circa 400 litri di nanofluido. Se le nanoparticelle all'interno di questo nanofluido hanno una densità del 30% del fluido, un'automobile elettrica, considerando la resa chiaramente in termini di wattora, potrebbe avere un'autonomia di circa un centinaio di chilometri, che sono pochi chiaramente. Però portando la percentuale di concentrazione del nanofluido al 40%, significherebbe già alzare l'autonomia a 275 chilometri. Al 50% si arriverebbe a 360 chilometri. All'80% si riuscirebbe a ottenere un'autonomia di circa 700 chilometri. Attualmente lo sviluppo di nanofluidi ha raggiunto una densità del 50%, mentre sono stati mostrati esperimenti con una densità dell'80%. I vantaggi rispetto alle classiche batterie al litio sono tanti. Sulla carta, però nemmeno, ecco, non solo. Da una parte i costi di produzione, come detto, sono già bassi e sembra che siano destinati a scendere ancora di più. Ciò porterebbe chiaramente alla possibilità di avere anche prezzi più bassi per le automobili stesse. Non ci sarebbe dipendenza dalle terre rare, altro motivo per cui è possibile ottenere un abbassamento di prezzo. E un grande vantaggio sarebbe ovviamente quello della duplice possibilità di ricaricare i fluidi, come succede ora, no? Quindi ricarichiamo la batteria a casa con la colonnina elettrica. Ma soprattutto c'è anche la possibilità di andare a sostituire e tutto il serbatoio con tutti i fluidi, andando dal distributore e effettuare questo processo in pochi minuti. Questi fluidi possono essere portati nei distributori non diversamente dalla benzina, no? Quindi con dei grandi camion cisterna, anzi in realtà sarebbe ancora più semplice. Perché un altro pregio, che non ho ancora detto, però è un pregio molto importante, è che questi nanofluidi non sono infiammabili.
Se un'auto di questo tipo, con una batteria di questo tipo, dovesse fare un incidente, i nanofluidi in sospensione d'acqua semplicemente sono liquidi, simili all'acqua, ecco, con una densità un pochettino più oleosa, però il principio è quello. Addirittura se voi mettete un oggetto infuocato in questi fluidi, il fuoco verrà spento. La perdita di fluidi sulla strada verrebbe lavata via, non differentemente da come accade quando magari c'è una perdita di benzina. Con tutti questi dati sembrerebbe di essere davanti al mix, il meglio dei due mondi, no? Dando la possibilità di ricaricare i fluidi a casa, a costi chiaramente contenuti, o magari andare a sostituirli dal distributore quando necessario. E le batterie così fatte hanno già mostrato di sopportare una quantità di cicli di carico e scarico superiore a quelle delle batterie al litio. Ci sono stati test di 14.000 cicli di carico e scarico senza perdere nemmeno l'1% della capacità della batteria. E la sopportazione dei cicli riguarda, come detto, tanto la batteria, ma più che altro il nanofluido originale. Potenzialmente sono il futuro, ma da cosa possono essere ostacolate? Da una parte chiaramente potrebbero esserci pure e semplice questione di mercato, no? Dato che molte più aziende oggi sono attive all'interno della filiera delle batterie al litio e quindi hanno un sacco di interesse a portare avanti questa tecnologia. Considerando che le stime dicono che per il 2025-2026 queste flow battery potrebbero efficacemente essere impiegate in qualsiasi prodotto, bisognerà chiaramente vedere che cosa succederà con le tecnologie concorrenti, perché le batterie al litio evolvono chiaramente costantemente. Si leggono notizie ogni giorno di nuovi materiali, nuovi elettroliti che permettono di aumentare la capacità delle batterie, la durata del tempo, la velocità di ricarica e poi chiaramente ci sono tutte le nuove chimiche. Batterie a stato solido che non si basano sul litio, al grafene, insomma ci sono un sacco di tecnologie legate alle batterie al litio classiche. E poi ci sono gli e-fuel che dobbiamo in realtà ancora capire se potranno sostituire veramente i combustibili fossili, quindi ci potrebbe essere una virata intera del mercato sugli e-fuel anziché sulle batterie. Insomma, servirebbe al lato pratico che qualcuno pieno di soldi decidesse di abbracciare questa tecnologia delle flow battery per darle una spinta e farla preferire alle altre tecnologie che in realtà sono in sviluppo e sotto un microscopio da sicuramente più tempo. Staremo a vedere che cosa succede, ma almeno ora sapete anche che esiste questa tecnologia. Io vi ringrazio per avermi seguito in questo video, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un altro video. Ciao!